Envision TV, televisione e new media. Un'analisi del contesto regionale ed europeo dell'economia circolare e la presentazione di buone pratiche aziendali. Questi i temi del convegno Metti in circolo le tue risorse, dall'economia tradizionale all'economia circolare, promosso dalla Camera di Commercio di Ascoli Piceno, che si è svolto a San Benedetto del Tronto presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università Politecnica delle Marche. Le politiche europee e italiane premono per sviluppare un sistema di economia circolare che determinerebbe un cambiamento epocale. Si prevedono, a fronte di investimenti in ricerca e sviluppo iniziali, importanti benefici economici per l'occupazione e per l'ambiente. Significherebbe consumare meno materie prime, avere processi produttivi più performanti e produrre meno rifiuti, che sono un costo e potrebbero invece trasformarsi in risorse. In tutto questo ampio tema, la Camera di Commercio di Ascoli Piceno ha già avviato importanti lavori. Tutto il sistema camerale, non siamo soltanto noi, forse noi ci siamo più focalizzati avendo un porto qui vicino sul mare, allora la tematica della blue economy ci interessava fortemente, ma penso che tutto il sistema camerale marchigiano ritenga importante l'economia circolare. All'interno di questa tematica, secondo noi, si possono sviluppare dei mondi nuovi, delle attività, delle start-up importanti, trovare il giusto collocamento per i nostri ragazzi, per i giovani che vogliono investire in questo mondo, che hanno delle idee per far sì che tutto quello che noi produciamo possa essere recuperato e rivalorizzato. All'interno di questo processo, che non è solo recuperare oppure il mondo dell'immondizia, l'economia circolare entra nella blue economy, smart economy, entra in tanti altri mondi come abbiamo visto. Le Camere di Commercio devono essere attori principali, rappresentano il mondo imprenditoriale e con le Camere di Commercio dobbiamo trovare il modo di far dialogare le università, i centri di ricerca, le imprese, i giovani, la parte politica, per far sì che in questo territorio purtroppo regionale, martoriata anche dagli ultimi eventi degli scorsi anni, noi dobbiamo far sì che tutti questi stakeholders trovino delle linee in una politica circolare che possa dare nuova linfa produttiva ai nostri territori e una possibilità di sviluppo per i nostri giovani. In questa, che è una sinergia importante di cui lei parlava, arriva puntuale quella che finora era una direttiva e si trasforma in legge dall'Europa. Noi molte volte abbiamo considerato l'Europa come una cosa molto distante da noi, che ci assilla, che ci crea dei problemi e altro. L'Europa siamo noi, abbiamo delle normative, le dobbiamo rimettere, però dall'Europa possiamo prendere tanto. La Camera di Commercio, qui devo ringraziare tutti i nostri ragazzi che lavorano per la Camera di Commercio di Ascoli, dalla dottoressa Costantini, dallo staff camerale, fino all'azienda speciale, perché all'interno dell'azienda speciale si sono candidati ad essere attori proprio con la direzione generale europea per quanto riguarda proprio l'economia circolare, hanno partecipato a un bando, hanno vinto questo bando e hanno avuto la possibilità di essere gli attori principali in un raggio di 200 chilometri proprio su questa tematica. Abbiamo la fortuna che questi ragazzi verranno formati dagli emissari della KPMG che la Comunità Europea ha incaricato, verranno formati proprio su tutte le sfaccettature di quello che può essere economia circolare. Perciò verranno date consulenze agli imprenditori, consulenze alle start-up, consulenze anche alle amministrazioni che vogliono ragionare su questo settore. La Piceno Promozione, i ragazzi che sono all'interno di questa azienda speciale stanno lavorando molto forte su questa tematica. Siamo anche nell'European Enterprise Network, perciò all'interno di questo abbiamo la possibilità di poter informare i nostri imprenditori, i nostri giovani su tutti quei finanziamenti che ci possono essere. Però non dobbiamo fermarci solo sui finanziamenti, come dicono i nostri ragazzi, dobbiamo anche sviluppare le idee che loro hanno, cercare di metterle in pratica e cercare di trovargli una via per farle poi dopo attuare. Per economia circolare si intende un sistema economico pensato per potersi rigenerare da solo con due tipi di materiali: biologici, quelli che possono essere reintegrati nella biosfera, tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera. Il termine circolare sta ad intendere proprio questo flusso continuo che prevede l'estrazione, la produzione, l'uso, poi il riuso o il riciclo. C'è una differenza molto concreta tra un approccio tradizionale di economia che partendo dalle materie prime arriva a dei rifiuti, a un sistema che invece cerca di rimettere in circolo, trasformando i rifiuti in nuove materie prime.
E questo è il succo proprio del tema dell'economia circolare. Il problema è capire come farlo, dove ci sono queste possibilità. E allora l'idea di oggi, nella sede della Facoltà di Economia Giorgio Fua a San Benedetto del Tronto, del quale siamo molto onorati, anche per i risultati che sta conseguendo, è far capire che queste possibilità ci sono e che vengono già attuate anche nella nostra provincia. La ricerca su questo fronte sta facendo passi interessanti? Beh, sta cercando di far comprendere come è possibile, per cui c'è tutto il tema poi della tecnologia, perché ovviamente la tecnologia diventa determinante da questo punto di vista per capire come determinati rifiuti possono poi essere riutilizzati. Si usa il termine riciclati, che non è un bel termine francamente, però così è. Il territorio ha dato una risposta molto importante, si è fin dall'inizio coinvolto in questa avventura dell'università. Questo vuol dire che abbiamo avuto molti studenti, per questo adesso cerchiamo sempre di restituire al territorio quello che abbiamo avuto con queste iniziative che sono sia per il territorio ma anche per i nostri studenti naturalmente. Economia e commercio, uno stretto legame con quella che è la società che cambia, in particolar modo se il tema è economia circolare. Assolutamente, perché l'economia circolare parla del futuro dei nostri figli, del futuro dei nostri giovani e quindi si lega perfettamente all'università. In Europa e in Italia ci sono già esempi pratici di economia circolare. Grandi aziende aderenti a GEO, Green Economy Observatory, che sperimentano e mettono in pratica modelli di economia circolare, oppure piccole realtà o nuove start-up che puntano sul riciclo e sul riuso per fare impresa. Noi del gruppo Gabrielli riusciamo da anni a crearci esperienza da questo punto di vista ed è qualcosa che non si ferma mai. È un circolo virtuoso che ci dà la possibilità di imparare e di darci sempre degli obiettivi maggiori. In particolare noi agiamo con il riciclo dei rifiuti che doniamo e reinseriamo nella società e quindi diventano ricchezza e non sono più rifiuti. Che cosa consiglierebbe alle aziende che non hanno ancora iniziato questo iter? Di iniziare anche da piccoli gesti che sono poi quelli che diventano grandi nel tempo. Il passaggio da un'economia lineare basata sulla creazione, fruizione e smaltimento del prodotto ad un'economia circolare che estenda la vita di beni e risorse tramite la rigenerazione, il riuso e l'utilizzo di materie prime riciclate si sta rivelando un'operazione che favorisce il rispetto dell'ambiente e anche la competitività aziendale. Fare di necessità virtù, riuscire a trasformare un esubero, un rifiuto in una risorsa, pensare un prodotto in chiave rigenerativa. Questi i cardini principali dell'economia circolare. Il modello di sviluppo che abbandona il modello dell'uso e rifiuto senza creazione di valore e che mira a chiudere i cicli. L'idea dell'economia circolare si è progressivamente evoluta e allargata. Oggi riguarda molti settori merceologici. Al momento, oggi, le due maggiori fondazioni italiane hanno già aperto dei bandi a sostegno dell'economia circolare. La Fondazione Cariplo e la Compagnia San Paolo. Credo che non sarà tanto dalla parte delle fondazioni assistere queste progettualità quanto da parte dell'economia, degli operatori economici, delle imprese. La Fondazione Carisap sicuramente è sensibile a questo aspetto. Posso dire che seppur non nell'accezione più elevata di economia circolare, ma qualche iniziale attività in questo senso sta già sostenendo qualche cooperativa del territorio. Il Comune di San Benedetto del Tronto è presente a livello amministrativo e a livello politico perché solo con l'aiuto degli enti anche le aziende possono arrivare ad aiutare i cittadini in un'ottica di risparmio e di miglioramento della vita. Non si può fare economia circolare senza un'innovazione tecnologica che arrivi casa per casa e che sia a disposizione di tutti i cittadini. La Regione Marche si è attivata già da diversi anni, tant'è che noi approveremo definitivamente nella seconda commissione consiliare il provvedimento di legge sull'industria 4.0 che noi abbiamo declinato ad economia 4.0 visto la complessità del tessuto produttivo marchigiano. Oggi l'economia circolare non è solamente un percorso virtuoso, ma diventerà tra poche settimane
una direttiva europea, quindi una direttiva che tutti gli Stati membri dovranno recepire e diventerà una legge nazionale. Noi vogliamo farci trovare pronti a questo appuntamento perché nell'economia circolare, insomma, c'è il futuro dei nostri figli, ma soprattutto c'è il futuro del pianeta. Il concetto semplice che oggi insegnano nelle scuole elementari è che l'economia circolare è il contrario dell'economia lineare. Quindi cambia il modo di produrre, qui entra l'industria e l'economia 4.0, cambia il modo di gestire gli oggetti e soprattutto cambia anche il modo di vivere. L'Unione Europea prevede che i rifiuti indifferenziati, cioè quelli che vanno in discarica, non possono superare il 10% di percentuale.